Tennis France 2014, quarta edizione, già grandissimi successi precedenti, anche oggi già si vede un grandissimo afflusso. Eccoci qui con il presidente onorario della manifestazione e ricordiamo ambasciatore mondiale del tennis italiano. Beh, eccoci qua, naturalmente siamo tutti contenti, anche perché visto che si parla anche di salute, quindi ritrovarci siamo tutti contenti, capito? Ci vediamo anche quest'anno, perfetto. Poi vedo che la manifestazione sta prendendo sempre più piede, perché la gente che viene, mi hanno spiegato, mi hanno detto che di là per farsi fare le visite c'è la fila, che non sanno più dove mettere la gente, insomma tutto procede secondo i piani. Quindi poi siamo anche aiutati, specialmente in questo momento, visto quello che succede a Genova, siamo straaiutati anche dal tempo, quindi, ma mi pare una manifestazione stupenda. Sì, infatti grandissima iniziativa, con grande successo, e visto tante volte anche per fare queste visite la prevenzione è importante, fare un check-up gratuito in giornata è veramente una bellissima cosa. Ma io dico, l'hanno fatto, lo stanno facendo qui a Roma, ma perché non lo fanno nelle altre città? Ci sono grandi ospedali anche nelle altre città, con la scusa del tennis, dove trovi sempre qualche fanatico, qualche appassionato e qualche veramente che si butterebbe dalla finestra per vincere l'incontro. Quindi si dovrebbe veramente, Giorgio Meneschin che dovrebbe fare una specie di federazione, non so come chiamarla, con altri direttori di ospedali. E poi a un certo momento magari addirittura sfidarsi ospedale contro ospedale, che potrebbe essere anche una bella idea, perché in fondo quando si tratta di fare sport, giocare a pallone, giocare a tennis, in fondo anche quelli più snob si fanno avanti. Quindi adesso glielo propongo a Giorgio, perché veramente potrebbero a un certo momento diventare un gran finale nazionale, magari già cominciare con 2-3 ospedali. E Milano, tipo, che ne so, Milano, Firenze, Bologna, insomma, quindi potrebbe essere anche una cosa molto, molto, molto più grande. E noi la lanciamo adesso, abbiamo lanciato già questa proposta. Non sapevo, vedi? No, la proposta l'hai lanciata tu adesso. Sì, ma qualcuno se la frega sta proposta, sicuro, vabbè, ma non importa niente, non è quello il problema. L'importante è che la fanno, ecco. Bravo, importante che si faccia la cosa. E che secondo me non è così difficile, non dovrebbe essere così difficile. Perché siccome è a scopo benefico, perché veramente a scopo benefico, perché quando oggi la parola gratis va scomparendo, perché oggi o medaglio o se non ti do niente, anzi mi devi da molto e io ti do poco, quindi una iniziativa del genere potrebbe essere un'idea. Adesso Giorgio, vieni qua, guarda, sto lanciando un'idea, vieni qua. Ecco qui. Allora, questa è bellissima, giusto? Sì, facciamo. A Milano? Sì. No, fanno loro a Milano, sì. A Torino, poi si sfidano fra ospedali. La portiamo, esportiamo Tennis in France, questo ce l'hanno chiesto, fuori regione. No, ma potrebbe essere un gran finale di, fai conto, la finalissima. Sì. Allora, noi ci facciamo qui, a Milano si fanno la loro. Sì. Cominciamo con 2 o 3, non di più, perché sono 10. E fare gran finale qui a Roma. No, ma noi come organizzazione la organizziamo anche fuori regione con un'altra struttura sanitaria, chiaramente, che non è l'ospedale. Che non si debba fermare a Roma. No. La prevenzione deve essere portata in tutta Italia. Bravo. Assolutamente. Questa è un'ottima idea che hanno proposto direttamente adesso, perciò, perché comunque per il benessere di tutta l'Italia. Ed è bello che venga e comunque supportata da un campione come Nicola Pietrangeli, che è il primo campione di solidarietà come lui. È vero. Vabbè, lui non scherza. No. Anche lui, per il momento, allora noi abbiamo, voi avete lanciato questa grande proposta che io penso sicuramente che verrà accettata, perché comunque una proposta del genere è divertente, dai, è divertente, piace, è una cosa che piace alla gente che piace. Ecco, perfetto. Allora, dal Tennis France, quarta edizione, attendiamo questa grandissima, come la possiamo chiamare? È nuova iniziativa, magari non abbiamo inventato la luce elettrica, però insomma, idee. Che non è poco di questi tempi. Perfetto. Allora, a gratis, importante. E anche quello è una cosa in più, perché tante volte tra
il andare, poi anche le attese e tutto quanto, molte persone si fermano e poi all'ultimo purtroppo può accadere l'irreparabile, e in questa maniera invece si previene. Esatto, prevenire è importante per due motivi: uno è prevenire l'eventuale evoluzione di una patologia, e l'altro, che potrebbe essere anche troppo tardi scoprirla in un certo momento, e l'altro anche un abbattimento dei costi sanitari. Perfetto, io vi ringrazio intanto di tutto quello che state facendo e salutiamo tutti gli utenti del... E anche nonne, giusto. Ciao. Un saluto a tutti, ciao. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie. Ok, facciamo una foto, ecco Leonardo. Facciamo una foto, permette...